Contro le maxi bollette della Ruzzo Reti a difesa dei cittadini teramani scendono in campo anche la CGIL di Teramo e la Federconsumatori. Per il sindacato il problema di questi importi così elevati e in parte prescritti risiede nel fatto che l'azienda acquedottistica ha voluto esternalizzare la lettura dei contatori e la bollettazione. Il segretario della CGIL Teramo, Giovanni Timoteo, chiede all'Assemblea dei Sindaci di interrogarsi sul futuro della Ruzzo Reti. Noi evidenziamo che le bollette pazze sono un sintomo di qualcosa che non funziona, perché è chiaro che la bollettazione della Ruzzo Reti in qualche modo esprime oggi comunque sia qualcosa che in pratica è inefficiente comunque nella gestione della Ruzzo Reti. Ma io penso che per noi in qualche modo è abbastanza facile per certi aspetti, perché lo abbiamo anche in questi anni provato a segnalare più volte. La Ruzzo Reti è andata verso una crescente precarizzazione del lavoro. Lì ci sono circa 100 interinali su circa 300 addetti. La Ruzzo Reti in questi anni ha progressivamente esternalizzato ulteriormente le attività, tra l'altro le attività che sono state anche in gran parte esternalizzate sono quelle della lettura dei contatori e quella della bollettazione, della fatturazione, e sono quelle che oggi tra l'altro in qualche modo danno queste problematiche. Noi pensiamo che in pratica ci bisogna interrogare su qual è il futuro della Ruzzo Reti, qual è il futuro della gestione della Ruzzo Reti. Se le scelte di questi anni ci dicono che ci sono questi problemi, significa che probabilmente la esternalizzazione non va in qualche bene, significa che la precarizzazione sicuramente non va bene, noi lo diciamo da tanto tempo, e per questo però non lo diciamo alla dirigenza della Ruzzo Reti, noi lo diciamo all'Assemblea dei Sindaci. La Federconsumatori invece chiede misure immediate per sospendere la richiesta di pagamento della Ruzzo Reti relativa alle somme ormai prescritte. I cittadini hanno bisogno di trasparenza, ma soprattutto di tutela. Federconsumatori ha chiesto la sospensione dell'emissione di queste bollette. Diciamo pure che tutti questi problemi non si sarebbero posti se il Ruzzo si fosse attenuta, come noi cortesemente chiediamo, preghiamo, esortiamo, agli obblighi del delibera 218 del 1986, che impone una doppia lettura per la maggior parte dei contatori, per alcuni un po' di più, dei contatori durante il periodo, diciamo, dell'anno, almeno due volte l'anno.